Improvisando la cantina Scotti, uno dei pochi risultati che hanno costruito con quando sono degli anni 70. Si vedeva la testa, una carrucola, lunga tirata da sogno, e poi si andava, costruiva la casa, per certi contenti, si spostava la casa, una volta terminato il verbo, diciamo, si montava la casa per andare avanti. E una volta terminato il perimetro, si aspettava quasi 10 giorni, poi si stava giocando con questo perimetro di tutto il mondo. Comunque ci spieghiamo bene la costruzione generalmente di quelle case di terra da portare tutto fuori nella discussione del muro. Poi c'è una muratura in terra da realizzata. Il fatto che si vedono tante pietre all'inizio sicuramente si vedeva molto meglio per conto di allenamento della pioggia e del muro. Però questo non pregiudica la struttura della casa. Questi sono i vecchi attrezzi a casa di questi signori di quella che ho detto prima, la terra da Mancerange. Questo ne porta ancora i tacci per poter costruire a casa di terra, sono grandi, scalene, poi potevano anche essere cose fatte di calcio, a casa di legno. Questa è un'immagine invece che di costruzione dei mattoni, diciamo, è vero che questi mattoni hanno la parte all'interno, ma questa è un'entrata di una sperimentazione che abbiamo fatto. Però potete immaginare, andare la parte, quella che è l'operazione per fare i mattoni in terra cruda. Venivano così informati da mettere il sole a realizzare. Ecco, quella è la battuta, hanno costruito veramente delle case grandi di terra. Io credo che questa sia, questo sia l'esempio più eclatante delle architetture in terra, perché non so se sono state mani pagella, purtroppo abbandonati e in stato di forza degrado. Ma io sicuro che all'interno abbiamo fatto dei rilievi con il tecnico di Torino, ci sono veramente dei muri di altezza sorprendente. E abbiamo provato a battere un muro in terra cruda in un corso che è stato tenuto dalla provincia per poter fare un muro di 2 metri di lunghezza, 50 cm di altezza, sarebbe stato pomeriggio e avevamo 10 da alternarsi. Quindi si può immaginare qual era la fatica e la mole di lavoro che si poteva mettere in questo. Queste sono piccole case di campagna, sui robotti, questo era l'aspetto che potevano avere i nostri paesi, al contesto coperto di corti, impiantato della neve, perché comunque non erano testi di scarrati, e queste case. E questa era la donna della tastetta, donne che lavoravano la terra, costruivano le case, aspettavano i mariti, che erano partiti per l'America o per la Londra. Questi sono altri esempi di case nostre, sempre della tastetta, borsici, per farvi vedere quanti ancora ce ne sono e qual è ancora l'identità del territorio, perché spesso si guarda una questione di questo quarto, per esempio, secondo me era di un'architettura modernissima e è stato soprattutto per far conto con le grandi villette. Secondo me si poteva benissimo integrare e non aveva nessun problema dal punto di vista strutturale, non aveva motivo di essere aperto. Anche il terremoto ha dimostrato che le case che hanno ottenuto di più sono state quelle in terra, soprattutto quelle che non sono state manomesse da interventi come l'inserimento titolare trasversale o di cosiddetti cordoli in catastrofe che vengono messi secondo la legge per i sismi, sono delle tesi per le nostre case. Quindi bisognerebbe un attimo rivedere quella che è la situazione. È un esempio che faccio spesso. Le persone che mi dicono, ma io a casa vorrei fare il balcone, vorrei fare il castigo, tu devi pensare di evitare di interessarti in un trullo e mi chiedi di fare la piscina con l'altro. Io ti dico che avere del trullo, il piacere dell'ambiente piccolo, se vuoi la villa con la piscina, ti convince la nuova, perché queste case hanno la messa costruttiva, sono come delle scatole, un muro continuo, tutto quello che costruiscono un blocco e quindi non può venire in nessun modo, non può aspettare dei salti orizzontali, delle finestre in punti sbagliati, delle sopraelevazioni arbitrarie. Tutte queste operazioni che si stanno facendo in continuo sono operazioni che la casa di terra sopporta per il resto del muro, perché hanno degli spessori, delle capacità costanti considerevoli, però vanno a vedere quello che è la logica
y estaba la gran máquina del edificio. Cuando la máquina falla, son diversos tipos de construcciones. Por uno, cortar un poquito de agua, y bien dura, pero para ir a construir un edificio era intervalado, en cuántico, se era bastante con pilastri, mattoni comodos, un altro muro di cinta della costantina. Diciamo pilastri, ma non sono pilastri nel senso che sono portanti, perché poi sono di terra, la portanza è quanto da solo, ma poi sono soltanto delle spalle, come quella, se non ci fosse tutta la muratura in un culo da solo, non sarebbe comunque quella. Poi sono state cascinate a padella, le mani un po' della taschera, solo un po' di rose, intanto per le parole del lavoro del filmato. Particolari costruttivi, ci sono, non so, ad esempio, si possono vedere più in terra e in stazione, 1870, 1700, 1600, addirittura e 90, dalle parti della Italia. Pezzi di bottiglia, l'inserimento di cose, questo è molto caratteristico delle nostre parti, venivano fatte un po' per allargare il muro, perché rispetto alla corrispondenza dei porti, quindi mantenere un muro giusto e anche la parte che veniva deposizionata nel porto, ma soprattutto venivano fatte e fatte in quantità per ospitare gli uccelli, proprio per sostentamento, perché una mezza di uccelli non andava a prendere 70 anni. Quindi, tantissime. E poi c'è la parte con cortine chiuse, hanno comunque una logica anche nell'impianto proprio di paese, perché sono messe su cartone nel momento in cui si vede una fotografia è possibile capire in che modo sia stata monitorata la casa, perché quando l'atteggiamento si vede questo proprio qui si capisce subito come sono stati. Penso dall'interno. Un po' di ingresso, un po' di porta, insomma sono tutti caratteri che vanno salvati. Il fatto delle volte, ormai si fanno solo più in solare, piani, finestre, proporzionate. Comunque avevano degli impatti a cui tutt'oggi potremmo dire perché le case aliene hanno degli ambienti che sono la metà di questo. Oppure una pratica che si fa molto comune con la storia della volta per poter fare il solare. Io dico sempre le volte che uno si fa caso sono fatte a sbagliate perché scaricano le spinte sul muro ma si sono bilanciate tra di loro. Io sono stato tra di lavori che da una parte sono una volta, quindi l'edificio si bilancia e sembra la meraviglia che non si può dire delle volte che non si sia anche questo muro, perché il muro di terra riesce a avere delle ad assorbire le spinte, a creare delle microfratture, per cui questo è il basamento di ciotoli. Venivano anche ribadate, cioè si metteva di tutto, mangiando, dieta, fatto un forno per dare una frutta. Se questo è il regalo si può vedere nel momento in cui crollano i tetti, magari in queste situazioni, che si protraggono per sette anni, perché non è vero che una casa senza il suo tetto si scioglie. Si scioglie ma ci vuole del tempo. Questa casa è trattata in questo modo perché c'era una gruppola bella che per 15 giorni sta lavorando e non riusciva ad abbattere, perché con i muri importanti e la consistenza terribile. E il fatto affascinante di queste terre è che nel momento in cui sono dietrologiche al 100%, perché nel momento in cui vengono abbandonate, la terra, attorno alla terra, si può ricominciare da capo, si può raccogliere e si può costruire un'altra casa. Allora, vi ringrazio e se avete pazienza vi faccio vedere ancora un video che non so, vieni dati, condiviso, va bene.